Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 30 dicembre 2021 in collegamento ancora una volta con Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Benefratelli di Roma. Grazie Paola di essere qui con noi in questo quasi ormai tramonto del 2021. Grazie a te, Gianni. Sì, meno male che sta finendo, per certi versi. Meno male che sta finendo. Oggi affrontiamo un argomento, insomma, che potrebbe essere un po' il leitmotiv degli ultimi 2 anni, insomma, che è quello della depressione. Cerchiamo di fare un po' di divulgare un po' di conoscenza, un po' di informazioni che possono essere utili su questo disturbo. Io lo chiamo in modo così, magari forse non tecnico, ma insomma, si trova molto, molto scritto, e a volte è un termine, questo, depressione, che si utilizza in modo magari non corretto, perché insomma è una vera e propria patologia che affligge molte persone e condiziona le persone stesse e anche le persone che sono intorno, che sono vicine. Intanto, Paola, ovviamente il tuo osservatorio privilegiato, se così possiamo dire, è quello, insomma, terapeutico. Tu ovviamente sei una terapeuta, e quindi hai un campionario, tra virgolette, umano. Anche per quanto riguarda questa patologia, come si può riconoscere la depressione? Allora, hai detto perfettamente mentre adesso parlavi un po' di questo disturbo. Disturbo è il termine giusto, se vogliamo proprio essere precisi, è un disturbo dell'umore. E la depressione è molto diffusa. Come la riconosciamo? La riconosciamo perché la persona inizia lentamente ad essere priva delle sue energie, energie proprio vitali. Cerco di non usare termini molto tecnici, così magari le persone che ci ascoltano possono anche in qualche modo riconoscersi e scoprire quello che può essere utile per poterlo affrontare questo tipo di disturbo. Dicevo, viene meno mano a mano l'energia. Infatti, se riflettiamo sulla parola depressione, deprimere significa proprio spingere verso il basso. La depressione è un qualcosa che ci appesantisce, che ci blocca, ci ferma, ci rallenta fino a fermarci. Quindi immagina che una persona normalmente si conduce nelle sue attività quotidiane e all'improvviso vengono piano piano meno. Perché? Perché si sente priva di energie. Quello che mi riferiscono le persone è proprio questo. Come segnalatore c'è proprio un rallentamento, una perdita di iniziativa, un non voler fare più delle cose. Come se la persona perdesse ogni tipo di spinta interna, ogni spinta di entusiasmo, di motivazione e si annulla completamente la progettualità. Si annulla completamente la progettualità sino ad arrivare nei casi proprio più gravi a una chiusura di quella persona nel senso proprio fisico dentro casa, si abbandona magari quello che può essere un lavoro, si abbandonano le iniziative, si abbandonano le amicizie, la persona sente di non riuscire a fare nulla. Quindi proprio Devo interrompere un attimo perché hai detto una cosa su cui volevo un attimino riflettere con te. La persona sente, tu hai detto, quindi bravo. diamo per scontato che la depressione, la persona che ne soffre, la riconosca, si accorga di esserne vittima? Sì, la persona sente che vengono meno, si accorge che vengono meno le energie, magari usa il termine spesso senza avere contezza, no, di tutto quello che abbiamo detto, mi sento giù, mi sento depresso, ma si rende conto che sta piano piano venendo meno. Nei casi più estremi, addirittura la persona non riesce ad avere coscienza fino in fondo, ma normalmente sì. Normalmente la persona si rende conto che sta scivolando verso il baratro, veramente. È come se ci fosse un pozzo sempre più profondo, e la persona sente che non ha mai fine, come se venisse risucchiata da qualcosa di oscuro che la attanaglia
e la persona si sente appesantita. Nei casi più estremi addirittura vengono meno pure quelle che possono essere le routine quotidiane, ma legate anche all'igiene personale, perché in alcuni casi le persone non se la sentono tanto, stanno male di lavarsi, di vestirsi, non riescono a nutrirsi, non riescono a fare tante cose, oppure viceversa, rispetto all'alimentazione è l'unico elemento che magari sussiste, no? Resiste a tutto quello che poi è la quotidianità, e le persone sfogano lì. Molte sono le immagini nei film di persone depresse, spesso fanno vedere delle scene per un discorso sentimentale, persone che si rinchiudono nella propria stanza e mangiano, 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 mangiano e poi diventa un porcile dove loro stanno vivendo. Più o meno questa è una rappresentazione di uno degli aspetti che può accadere durante il discorso della depressione. Quindi sì, la persona si rende conto, ma sente anche di non riuscire a chiamarsi fuori da questo stato, di non avere gli strumenti, sente che non riesce a veramente ad attivare qualunque tipo di soluzione. E in questi casi è importante aiutarla a ragionare su quello che sta avvenendo, perché quello che abbiamo detto, per quanto possa sembrare molto semplice, in realtà dà già delle indicazioni. Se deprimere significa spingersi verso il basso, sentirsi appesantiti al punto tale da non riuscire a muoversi, adesso schematizzo un po' tutto quello che ho detto, allora lì abbiamo un'indicazione, perché vuol dire che sono appesantito? Da cosa? Cosa ho accumulato? Cosa non ho gestito nel modo più adeguato durante la mia vita, la mia quotidianità? Cioè, della serie ho un'indicazione sul fatto che verosimilmente quella persona è una persona troppo passiva, che tende ad essere magari eccessivamente accomodante, ad accollarsi quelle che possono essere una serie di responsabilità per gli altri e piuttosto non propensa a soddisfare i suoi bisogni, questo tende a deprimere, a togliere quelle che sono le energie. Quindi abbiamo l'indicazione che la persona verosimilmente non si sta occupando di se stessa come dovrebbe. Questo può essere una lettura di quello che è ovviamente il sintomo, perché poi la depressione non è casuale, si verifica sempre a fronte di determinate condizioni e ci dà le indicazioni anche per andare a mettere le mani per far star meglio quel tipo di persona. Io so che ci sono molti studi in corso, cioè la scienza medica, insomma, sta approfondendo sempre più e cercando di capire. Soprattutto, tu hai accennato per esempio alla depressione per motivi sentimentali, che è diffusa, ma anche per una perdita di una persona cara e così via. Ma quello che ti volevo chiedere è: queste qua sono delle cause esterne che sono scatenanti? Scatenano un qualcosa che già si ha, una carenza, un qualcosa di fisiologico, un qualcosa, adesso dico così per dire, che non saprei esprimermi meglio, di chimico che manca e che invece altri hanno e riescono ad affrontare, a superare. Allora, in alcuni casi sì, ci sono delle situazioni già preesistenti, quindi diciamo che una causa esterna, come può essere la perdita, una separazione, va a slatentizzare, a far uscire fuori quello che è un sintomo già preesistente, quindi che in qualche modo covava nella nostra personalità. Questo vuol dire che ci sono delle persone che possono essere più predisposte a una depressione rispetto ad altre. Esempio, quelle che non riescono tanto a fronteggiare un cambiamento, perché una separazione, una perdita, anche un qualcosa di improvviso che è un cambiamento, normalmente richiede l'attivazione, no, di una persona. Normalmente invece le persone potrebbero, se stiamo parlando di quelle che ovviamente tendono a deprimersi, anziché attivarsi, a passivizzarsi, quindi a vedere il cambiamento come un qualcosa di insormontabile e pertanto avere un atteggiamento più difensivo, tipo evitarlo, spostare l'attenzione su altro, sentire come se non fossero in grado. Quindi di fronte a un cambiamento non hanno un atteggiamento propositivo di adattamento e queste sono quelle che magari potrebbero avere una predisposizione. Si parla di personalità magari dipendenti passive, che di fronte a un discorso magari ecco di attivazione rispondono con una invece un atteggiamento
disfunzionale in questo caso, no? Perché non costruisce, ma tende a far star male poi. Non necessariamente però c'è un discorso preesistente, è proprio perché alcune volte le persone o hanno delle ferite non risolte e quindi sono quelle che tendono spesso ad accumulare perché tengono dentro e quello che noi teniamo dentro la trova poi prima o poi una strada per poter uscire fuori. Le emozioni non svaniscono mai, sedimentano, io dico, e quando noi accumuliamo, normalmente le strade sono due. Che prendono le emozioni, o la fase depressiva, la sintomatologia depressiva, oppure l'ansia, che sono i grandi aspetti, no, che oggigiorno un po' attanagliano le persone, disturbi legati all'ansia e disturbi legati alla depressione. Quindi bisogna un po' andare a vedere quanto c'è un discorso organico, quanto c'è un discorso magari di personalità strutturata in un certo modo. Oppure un semplicemente sovraffaticamento di quella persona che per periodo magari piuttosto lungo, ha sedimentato e ha accumulato. Quindi, insomma, sono ogni caso è a sé, come tantissimi casi. Sì, allora non si deve mai, per evitare proprio banalizzazioni, generalizzare, bisogna parlare alla persona, bisogna vedere la storia, bisogna vedere come reagisce di fronte alle problematiche e cercare di darle gli strumenti per vedere quello che magari lei fa e che non risulti proprio essere costruttivo, perché normalmente le persone fanno, immaginano che quella sia la strategia migliore, io dico fin quando non accade qualcosa e il sintomo è un segnalatore, così come la depressione, ci dice esattamente quello che stiamo sbagliando, ci dice quello che dobbiamo modificare. È brutto, è sicuramente antipatico, sicuramente fa star male, ma ci dà un'informazione. Quando le persone si deprimono è perché evidentemente devono deprimersi per poter capire quello che non stanno facendo adeguatamente. Così come io dico, chi magari ha un disturbo d'ansia, un attacco di panico, e l'attacco di panico normalmente paralizza la persona, la limita, beh, evidentemente quella persona ha bisogno di limitarsi, ha bisogno di essere limitata, scusami, di bloccarsi per comprendere che deve occuparsi di sé. Così la depressione ha come messaggio, dà come messaggio alla persona quello di togliere questi appesantimenti. Evidentemente è una persona che ha tenuto per troppo tempo. Parliamo anche del contesto. Spesso le persone che sono depresse capita appunto che non siano da sole, vivono in un contesto familiare, in un gruppo di affetti e così via. Ecco, come si possono aiutare le persone depresse? Cioè, per esempio, attivare una, diciamo, come si può dire, un supporto blando, emotivo, tra virgolette, gioioso, insomma, può essere utile o controproducente? Normalmente è controproducente, tu immagini che noi, immagina quello che hai detto, no? Siamo dentro una famiglia, le persone cercano di ironizzare e la persona non ce la fa, quindi innervosisce, siccome quella persona non riesce nemmeno ad esprimere quello che è un suo nervosismo, lo deprime ancora di più perché poi lo incamera. Quindi come ci si dovrebbe comportare? Andrebbero stimolate nel ragionamento a occuparsi di loro, magari se proprio non hanno neanche la forza e l'energia di andare da uno psicoterapeuta, in quel caso io dico bisogna prendere la persona come se la dovessimo portare da un medico che deve salvare la vita a quella persona e prendergli un appuntamento e vedere insomma di metterci le mani, se necessario intervenire anche farmacologicamente, perché è chiaro che noi psicoterapeuti non abbiamo la bacchetta magica, riusciamo a risolvere quando la persona ragiona. Se non ci segue nei ragionamenti, il farmaco è necessario. E allora in tandem si possono fare entrambi i tipi di movimenti, per cui magari un approccio farmacologico e poi in seconda battuta, quando la persona si sente anche un pochino meglio, intervenire con una psicoterapia. Quindi la cosa migliore da fare è parlare con la persona, farla ragionare su quello che non sta facendo, sul fatto che bisogna che si attivi e dare le indicazioni che sono queste due strade. E se è ostile, cercare di spronarla anche a brutto muso, perché più si è, delle volte io noto questo, accondiscendenti, più la persona si adagia.
invece va un po' pungolata e un po' anche lasciata lì a vedere quello che succede se continua a non fare e ad ingoiare. Quindi, insomma, ci vuole necessariamente una collaborazione della persona stessa. Ci vuole una collaborazione, ci vuole anche che la persona in qualche modo che le sta vicino la scuota e non la assecondi. È un po' quello che delle volte accade con la tossicodipendenza, no? Per cui spesso ti si tende invece sbagliando ad essere accondiscendenti perché magari una madre teme che il figlio possa mettersi nei casini, invece la strategia vincente è di scuotere la persona togliendo quello che è un supporto perché è quello il vero supporto. Far vedere quello che viene meno. Hai accennato ai farmaci, presumo, insomma, è abbastanza una conoscenza diffusa il fatto che siano molto diffusi i farmaci antidepressivi. Sono efficaci in tutti i casi, cioè danno una risposta o ci sono appunto dei casi in cui il farmaco non dà una risposta? Allora, in alcuni casi il farmaco non funziona, anzi, ci sono anche dei casi in cui la persona ha l'effetto paradosso. Sono ancora studiate queste situazioni. Intendo per effetto paradosso che anziché, per esempio, essere stimolata, la persona si sente peggio. Normalmente, quando si somministrano gli antidepressivi, stabilizzatori dell'umore, c'è nei primi 10 giorni un accentuarsi della sintomatologia per poi invece entrare al regime, si dice, e cioè effettivamente notiamo l'efficacia. Alcune persone invece stanno proprio male, quindi sono quelle che non riescono a prenderli e in quei casi vale anche per alcuni farmaci, non necessariamente solo per gli antidepressivi. Però in alcuni casi il farmaco non serve, per cui è più utile magari ragionare con la persona. Per cui, rispondendo alla tua domanda, ci sono delle depressioni che reagiscono a determinati stabilizzatori dell'umore in maniera buona, altre invece che è del tutto inutile e quindi forse lì è più opportuno procedere con un discorso di ragionamento. Molte volte noto che sono anche il tipo di personalità, magari persone che sono più spaventate rispetto all'uso di farmaci, temono quelli che possono essere gli effetti collaterali, pa si parla di dipendenze, no, farmacologiche, le persone hanno paura di non controllare la situazione. Quindi queste personalità, quelle più controllanti, sono quelle più refrattarie, quelle che meno reagiscono a un farmaco. Quindi in questo caso subentra l'aspetto psicologico come condizionante. Direi che non possiamo diciamo, esimerci dal fare un piccolo excursus nell'aspetto, diciamo, che stiamo vivendo, tutta questa vicenda Covid, depressione e Covid. In tutte le nostre trasmissioni, in qualche modo, abbiamo parlato della vicenda Covid legata ai vari argomenti che abbiamo trattato. Depressione e Covid, penso che non possiamo veramente sfuggire. Sì, purtroppo sì, allora, abbiamo iniziato, no, tempo fa, 2 anni fa, a parlare di Covid, ci ritroviamo alla fine di quest'anno a parlare di quelli che sono un po' tutti gli effetti di questo Covid. E purtroppo la depressione c'è come? Perché le persone si sono disperate, le persone sono tuttora disperate rispetto a quello che può essere l'andamento della loro vita da ogni punto di vista, perché dalla parte lavorativa alla parte sociale, le persone hanno risentito della mancanza. Quindi è stato proprio un sottrarre lentamente, un togliere, un abituarsi, ma deprimendosi, perché poi alla fine il discorso è questo, le persone restano ferme. E quindi eccola l'assonanza, no? Con il discorso Covid-depressione. Un po' un ridurre i movimenti, quindi la staticità. Immagina per persone che normalmente sono tutto l'opposto, ritrovarsi bloccate ha creato un discorso di atteggiamento depressivo e di umore depresso. Quindi nel mio studio ho visto un aumento di casi di questo tipo, legati ai disturbi dell'umore, sia sul versante ansia che sul versante depressivo, purtroppo. Nei casi più gravi siamo dovuti ricorrere anche all'aiuto dello psichiatra perché spesso e volentieri quando la persona vedeva tutto nero perché venir meno, no, magari un'amicizia uno la tollera, ma se sono venuti meno anche gli aspetti portanti della vita come quello che può essere il lavoro, il sostentamento, lì
ha creato seri problemi perché c'è stata proprio la perdita dell'equilibrio della persona, quindi equilibrio psicologico. Quindi purtroppo una delle conseguenze maggiori è proprio questa del Covid nelle persone più grandicelle. Mentre nei ragazzi la cosa che, ahimè, la confermo a distanza di 2 anni è proprio una diffusione dei disturbi legati all'ansia, disturbi ossessivi compulsivi e fobie. I ragazzi purtroppo hanno sviluppato questo tipo di sintomatologie e io ad oggi, mentre all'inizio dicevo è una tendenza che sta affacciandosi, ti dico ad oggi è una realtà. Purtroppo sì. È possibile, io ho sempre pensato che nel nostro sistema sanitario il disturbo psichico è un po', diciamo, trascurato come possibilità di curarsi con il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, nel caso appunto qualcuno ci ascolti ovviamente e pensi che potrebbe trovare un aiuto nel Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, quali sono i primi passi da fare? Allora, guarda, una delle buone notizie, insomma, un po' timidamente, diciamo, no? Che si sta affacciando all'orizzonte, mi sento di dirti che c'è tutto un lavoro ormai in corso per cercare di rendere mutuabile la psicoterapia, quindi un po' inserita nel sistema sanitario e fruibile a tutti, proprio in virtù degli ultimi accadimenti che hanno reso ancora più evidente l'importanza di un sostegno psicologico per tutti. Perché normalmente ad oggi come ci si approccia? Allora, se te lo puoi permettere, vai in un discorso privato, altrimenti bisogna andare nella mutua, quindi i famosi CIM, no? Gli attuali DSM. Il discorso è che questi centri possono Sì, essere erano i centri di igiene mentale, bravissimo, una parola che diciamo fa accapponare la pelle a molti sì. e che accomuna tutta una fascia di persone che hanno bisogno di tutti i vari tipi, che soffrono di tutti i vari tipi di disagio e frequentare questi luoghi a volte per una persona che ha dei disagi non grandi, già di per sé è una cosa problematica ed un ostacolo, una barriera, insomma, da dover superare. Sì, perché normalmente proprio per la carenza di fondi nel sistema sanitario, no? Anche le strutture sono un po' fatiscenti. I famosi consultori hanno virato poi il nome verso il centro di diagnosi e salute mentale, però non è che sono proprio bellissimi, quindi sono un po' scarni. Veramente il classico ospedale asettico, no? Per cui una persona già non si sente tanto bene, andare in questo centro può essere di per sé pure deprimente. Ok? E non è proprio facile, ci sono delle liste di attesa il più delle volte a seconda della ASL di riferimento. Quindi diciamo che nel mondo pubblico questi sono gli accessi. Poi ci sono alcune realtà ospedaliere, per esempio la mia, che è quella dove lavoro tuttora, che è il San Pietro, dove si può accedere anche in maniera più semplice, per cui diversi anni fa ho strutturato insieme ad altre mie colleghe un ambulatorio di psicologia e psicoterapia e l'abbiamo reso fruibile alle persone esterne, quindi non necessariamente ricoverati, ma con delle tariffe un pochino più calmierate, più basse, quindi cercando di far pagare anche una sorta di ticket e aiutare quello che può essere veramente, no? Il sostegno per le persone che necessitano di un percorso. Poi ci sono tutti i lavori in corso che ti dicevo a livello proprio legislativo che stanno cercando di veramente introdurlo come un discorso mutuabile, proprio perché oggigiorno è veramente necessario un lavoro psicologico. Lo vedo nell'azienda ospedaliera dove lavoro, sul personale che mi contatta, lo sento tra i miei colleghi. E non è quindi soltanto un piccolo centro, è proprio diffuso, lo sentiamo attraverso i mass media, lo sentiamo sempre e comunque, quindi sarebbe assurdo che oggi, che siamo alle soglie appunto del 2022, questa cosa non si attuasse a fronte poi di un evento così assurdo e tragico e tuttora in atto che sta sconvolgendo la vita delle persone, per cui la parte psicologica è diventata fondamentale sostenerla. Attualmente dove tu lavori, appunto l'ospedale San Pietro Fratelli Benefratelli, la situazione
per quanto riguarda gli accessi Covid e tutta la questione com'è? Beh, insomma, c'è stato un po' di caos, Gianni, come penso un po' in tutti gli ospedali, perché quando hanno iniziato di nuovo a riaffacciarsi i casi positivi e all'improvviso magari anche dentro l'ospedale, uscivano fuori dei positivi inaspettatamente nei reparti, questi piccoli focolai hanno creato un po' di scombinamento. Si è cercato di riorganizzare il tutto e ovviamente di contenere il singolo focolaio, no, che si è formato in un reparto trasferendo tutte le persone, però con tutto quello che può essere poi un affaticamento e una fatica nella gestione pratica di tutto questo. E comunque è un po' quello che si sente anche, suppongo, negli altri ospedali. Vengono fatti tamponi su tamponi su tamponi, vanno a enfatizzare a rilevare un sacco di positivi, perché oggigiorno, come dicevamo, anche in altre circostanze, no? Proprio perché il metodo diagnostico c'è, è più facile beccarli, le persone che sono positive, e se ne beccano tante, perché poi purtroppo sono tante anche le persone che non hanno magari ancora fatto la terza dose o comunque non si sono vaccinate, perché c'è anche questo. Sì, dobbiamo dire che proprio in queste ultime ore sono cambiate alcune regole per quanto riguarda, diciamo, l'approccio, le quarantene e quant'altro, perché insomma, pare emergere ormai in modo abbastanza pacifico che questa variante Omicron è molto più, diciamo, infettiva in qualche modo, ma anche meno pericolosa sostanzialmente. Quindi delle regole pensate in una prima ondata o una prima seconda ondata, quando ancora non avevamo i vaccini, non sono più perfettamente, diciamo, adatte, non sono appropriate per questa nuova situazione. Vediamo un pochino quello che ne uscirà fuori. Sì, vediamo, anche perché sì, hanno abbassato, credo, se non sbaglio, il numero dei giorni di quarantena, no? A Sì, 5. soprattutto per chi è vaccinato, insomma, è una situazione meno pericolosa, mentre si rende sempre un po' più difficile il vivere, senza una volontariamente senza vaccino. Sì, questo poi sto notando che è sempre più diffuso, proprio rispetto a questo argomento, Gianni. La difficoltà che hanno le persone, nonostante si parli ormai di 2 anni abbondanti di questa benedetta, maledetta pandemia, di accettare quello che può essere un vivere in una condizione di emergenza, no? Per cui ci sono i nervosismi, c'è il discorso di non essere chiari nella comunicazione, mi faccio il tampone, non mi faccio il tampone, procedo con quello che può essere, non so, un atteggiamento preventivo. Le persone sono confuse, sono stanche, sono reattive, spesso vanno sulla difensiva, cioè come se non si fossero abituate a parlare un linguaggio, purtroppo mi viene da dire adesso normale, perché lo stiamo vivendo ormai da 2 anni. Quindi, volenti o nolenti, c'è questo tipo di condizione che ha segnato, secondo me, inesorabilmente quello che può essere la storia, no? La storia anche sociale delle persone, perché c'è stato un vero e proprio cambiamento. Sì, ha segnato sicuramente il nostro vivere quotidiano, speriamo che non segni in modo inesorabile e indelebile anche la nostra psiche, però certo è che da quando insomma, è uscito il primo vaccino, organizzato, realizzato, inventato e diffuso in meno di un anno sostanzialmente, lì per lì pensavamo di uscirne tutti quanti un po' prima da questo incubo che stiamo vivendo. Sì, pensavamo che bastasse appunto la vaccinazione per risolvere, non tenendo propriamente conto di quello che accade quando magari non ci si vaccina e quindi la persona prende il Covid, si attiva una variante, variante su variante, cioè è stato un Guarda, escalone. io da questa grande, diciamo, anche orgia mediatica che c'è stata con vari scienziati che sono sempre stati, ma su questo ci sarebbero vari capitoli da varie cose da dire, molte, ma comunque mi sembra di aver capito che l'efficacia dei vaccini sia raffigurabile in una parabola sostanzialmente. Ognuno di noi è dei vaccinati, ha una sua parabola che ha un vertice, e vicino al vertice lì ci sta la massima
diciamo, efficacia del vaccino che si pensava fosse 8 mesi, un anno, poi 6 mesi, poi si scopre che insomma più o meno sono 4 mesi, ma io penso che il problema del tutto sia nel fatto che ognuno di noi ha una sua parabola e finché lo spazio, diciamo, di massima efficacia del vaccino non corrisponde in un numero sufficientemente ampio di persone, la famosa immunità di gregge non si riesce a raggiungerla e si dà anzi la possibilità alle varie varianti di svilupparsi. Poi, ovviamente, premesso che la cosa non può essere declinata a livello nazionale, riguarda ovviamente perché ci sono viaggi, ci sono scambi, che si sappia questa variante Omicron è venuta dall'estero e quindi non si può prescindere da questo. No, 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 esattamente come stai dicendo te, se pensiamo al sistema immunitario, di come sia variabile da persona a persona, di come reagiamo anche di fronte a un raffreddore, un'influenza, figuriamoci un virus di questo tipo, no? È altamente soggettiva la risposta, altamente soggettiva quello che può essere, come hai detto te, la parabola che ognuno di noi ha se vaccinato. Quindi assolutamente sì. Diciamo che sarebbe ottimale essere vaccinati tutti nello stesso giorno e avere la massima efficacia tutti quanti contemporaneamente, però ovviamente ci sono poi dopo tutte quante delle implicazioni anche di tipo pratico, perché insomma non è semplice vaccinare una popolazione intera, poi sappiamo che ci sono le varie resistenze. E stiamo andando verso la fine di questa nostra puntata. Stiamo andando, ormai siamo praticamente alla vigilia della fine dell'anno. Paola, quali diciamo sono i propositi? Ora il consuntivo sull'anno, in qualche modo l'abbiamo già fatto perché insomma questi 2 anni, ma insomma i propositi per il prossimo anno. Allora, io dico sempre sviluppare la consapevolezza, no? Cercare veramente, ognuno di noi dovrebbe cercare di essere più attento, più consapevole, vedere quali sono i pro e i contro delle proprie azioni. Capisco che non sia sempre fattibile sta roba, però io dico, cerchiamo magari di essere un po' più veloci non, nel non prenderci in giro di fronte a tante situazioni, perché così sciogliamo tanti nodi, no? Miglioriamo quella che può essere la nostra qualità di vita, miglioriamo anche quella di chi ci è vicino sostanzialmente. Quindi l'augurio che io faccio a me stessa in primis e la cerco di affinare sempre di più, ma lo faccio anche per gli altri, è quello di sviluppare una maggiore consapevolezza e di metterla in pratica affinché poi non sia un boomerang, perché se siamo consapevoli e non usiamo quello di cui siamo diventati consapevoli, quello ci si ritorce contro inesorabilmente. Quindi quello di usare ciò che sappiamo sostanzialmente, questo è l'augurio. E poi cercare di goderci anche un pochino di più quelle che sono le piccole cose che stiamo recuperando, anche grazie a quella che è la situazione attuale, ma grazie ai vaccini. Quindi cercare di recuperare un minimo, no? Un po' più di attenzione, un po' di rispetto, che non guasterebbe, però mi rendo anche conto che queste sono spesso solo belle parole a fronte di persone che mancano proprio di sostanza, ma è l'augurio che comunque faccio a tutti. Allora, grazie Paola, ci diamo appuntamento nel 2022 con delle nuove puntate. Speriamo appunto che questo video, come tutti gli altri, circolino. Cerchiamo di fare informazione per come possiamo. Grazie a Paola Sbardellati, ricordiamo lo psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Seguiteci, grazie ancora. Paola, auguri, buona fine anno e buon inizio del 2022. Auguri a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie Gianni. Ciao.